cosa intende sapere? Allora, mi racconti un po' delle fiction che ha fatto. Beh, l'ultima appunto, Benvenuti a tavola 2, dove ero una signora milanese, che andava al ristorante, milanese naturalmente, sempre col suo cagnolino, che se lo portava a tavola, e dava 50 euro di mancia ogni volta al cameriere, proprio perché potesse tenere lì il suo cagnolino. Poi prima ho fatto Don Matteo, episodio numero 8, dove io ero... Sì, sì, molto bravo, carinissimo, molto umano, e dove io ero una suora un po' sorda, eravamo due suore, una un po' cieca e io un po' sorda, quindi è stato carino anche quell'episodio lì, eccetera. Una volta c'era un famoso direttore casting che stava facendo il casting per i liceali, sì, e gli dissi: ma come, sta facendo un casting, non c'è in questo film una madre, una nonna, una zia? No. Dico: ma come, questi liceali sono tutti senza parenti? Quindi cioè c'è poco per noi, però insomma io mi accontento. No, no, beh, certo. Sì, sì, sì. Non essendo stata un'attrice da giovane, quando cercano un'attrice...